intanto si segue un pochino tutta la vita, tutta la carriera di un artista molto significativo, e dall'altro si capisce anche un pochino a che cosa possa servire la critica o quali cose possa fare la critica. Io comincio dall'inizio, siamo alla fine degli anni 30, quando ci sono due ragazzi che entrano a teatro con gli ingressi, che adesso non ci sono quasi più, ma io mi sono visto tantissimi spettacoli arrivando all'ultimo momento e comprando i biglietti a poche lire, e questi due signori si chiamavano Paolo Grassi e Giorgio Strehler, i quali andavano a teatro, erano dei grandi appassionati di teatro, ma andavano a teatro soprattutto per applaudire, per fare la clac e per fischiare. Cioè non è che andavano a teatro belli tranquilli e se ne tornavano a casa, perché avevano delle loro idee, una loro idea di teatro. Quando arriva nel 1940 Piccola città di Thornton Wilder, sono lì che si sgolano per sostenere lo spettacolo. Quando ci sono delle cose che non amano, vanno e fischiano. Quindi la prima forma di critica teatrale che pratica Strehler è quella di andare a teatro e far vedere la propria posizione insieme a thank you.